Grazie, siete veramente tanti e siete un grande spettacolo. È da questa mattina che sono in giro con Matteo e da Bologna a Bagnacavallo a Riccione siete sempre di più e ci date una grande speranza. Siete la più grande ricompensa al lavoro che abbiamo fatto per 14 mesi al governo e che facciamo ancora oggi ancora di più in opposizione, cercando di difendere voi e i vostri interessi. Io mi fermo qui. E passo la parola al grande capitano, a una grande persona che ci dà la speranza, come Emilia Romagna, di cambiare. E noi saremo al suo fianco, come guerrieri della libertà, per cambiare questa terra. Grazie, Matteo. Le cose, le cose semplici sono le più belle. Trovarsi in viale Cecarini su, su una seggiola in legno che speriamo regga i miei. I miei però. Oh, I miei 86 kg. Eh, quindi. rispetto a Renzi sono in perfetta forma. Quindi. però. No, le cose così semplici. Ci tenevo a passare a Riccione perché. Siete l'esempio di come volere e potere, e l'ho detto prima stamattina, ero a Bologna ed era incredibile perché c'erano migliaia di agricoltori, di allevatori, di pescatori della di Col diretti e c'è stata un'accoglienza che mi ha commosso e che mi fa dire che abbiamo fatto bene a fare quello che abbiamo fatto perché l'onore e la dignità valgono più di mille poltrone portate via col tradimento e io al governo ci voglio tornare, ma dal portone principale non entrando di notte come i ladri. Quindi e con voi lo faremo. Quello che è certo è che il 27 ottobre si vota in Umbria e che anche lì da 50 anni, da che esistono le elezioni regionali da 50 anni in Umbria vince la sinistra e vincono i compagni. E vi do una notizia in anteprima il 27 ottobre, per la prima volta dopo 50 anni, la sinistra va a casa e vinciamo noi. E tocca a noi. E lì si comincia. Anche perché hanno preso gli italiani per scemi. In Umbria si vota prima del previsto, perché bisognava votare l'anno prossimo. Io lo ricordo sempre, perché le televisioni non lo ricordano mai. Si vota in anticipo di un anno, perché hanno arrestato l'assessore alla sanità del Partito Democratico. E il segretario regionale del Partito Democratico perché, secondo l'accusa, truccavano le assunzioni, gli appalti e i concorsi pubblici, che già è una roba da delinquenti. E a proposito, se si vince in Emilia-Romagna, una delle cose che chiederò alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi è che per la Regione si lavori per merito, non per raccomandazione, per conoscenza o per tessera di partito o di sindacato. Perché in alcune di queste zone se sei della parte giusta lavori, altrimenti ti attacchi al tram. E non è giusto, non è corretto. Però la cosa assurda dell'Umbria è che sapete chi ha denunciato quelli del PD che sono stati arrestati? Quelli dei 5 Stelle. E sapete con chi si alleano quelli dei 5 Stelle col PD. Cioè, prima li denunci, li fai arrestare. E poi, per paura di perdere la poltrona, ci vai insieme. A me certa gente fa pena e fa schifo, lo dico dal profondo del cuore. Quindi, e sapete qual è la cosa bella? Che più si mettono insieme, più la gente li manderà a casa che prendono una batosta che se la ricorda per i prossimi 50 anni. Il 27 ottobre in Umbria, poi, ragazzi, 26 gennaio. Non prendetevi impegni da segnare sull'agenda. Mancano esattamente 120 giorni e sarà non una battaglia perché le battaglie le facevano i nostri nonni per difendere i confini e io ho fatto quello che ho fatto da ministro dell'Interno in onore al sacrificio dei nostri nonni perché i confini sono sacri, la patria è sacra. Ed ero stufo di vedere arrivare chiunque. e peraltro ne sono, mentre stiamo parlando adesso ne sono sbarcati altri 50 perché un risultato il nuovo governo Conte Renzi di Maio l'ha già ottenuto nel solo mese di settembre, numeri ufficiali del Ministero dell'Interno gli sbarchi in Italia sono aumentati del 110% rispetto all'anno scorso e io sono convinto che stia succedendo non perché non sono capaci ma perché hanno svenduto alla Merkel i confini italiani riaprendo i porti. Questo è quello che hanno svenduto. La nostra sicurezza in cambio della loro poltrona. È stata questa l'operazione. Ma sarà importante vincere in Regione Emilia-Romagna perché se vanno avanti così, quando da Roma chiameranno in Regione per chiedere voi in Romagna e in Emilia quanti ne accogliete di immigrati, se vince la Lega la risposta è zero. Zero. Zero, abbiamo già dato. Però, ripeto, qua ce n'è da fare 120 giorni. Io vi chiedo, ed è impressionante perché quando con Jacopo abbiamo detto ieri arrivavo da Milano, poi ho fatto Mantova, poi stamattina Bologna, poi Bagnacavallo, poi vado in Abruzzo e stasera finisco ad Ascoli Piceno. E vado a dormire in Umbria per non annoiarmi, però ho detto a Jacopo: va che ci sono due ore di mezzo fra bagnacavallo e poi Teramo. e facciamo Lui mi dice: facciamo qualcosa fra amici a Riccione, siete in tanti amici a Ricione. Eh? Siete le cose fra amici le organizzate. Però vi posso dare l'impegno che i giornalisti mi hanno chiesto sulla prossima manovra economica. Numero uno e questo. Registratelo col telefonino perché ai tempi dei telefonini non si può dire una roba il giorno prima e farne una il giorno dopo a meno che ci si chiami Renzi. Per il resto se uno dice una roba poi, poi la fa. Ho letto che vorranno scoraggiare quota 100. Se provano a cancellare quota 100 li teniamo in Parlamento giorno e notte perché alla legge Fornero non si torna. Numero uno. Numero due. Noi abbiamo già approvato e finanziato a decorrere dal 1 gennaio la Flat Tax, la tassa unica per partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e liberi professionisti che fatturano fino a 100.000 euro. Si paga al 20%, non una lira di più. Se provano a cancellarla, li teniamo in Parlamento giorno e notte, perché bisogna aiutare chi lavora del suo. E poi, però, devo dire che se non fossero pericolosi sarebbero divertenti. Perché in tre settimane ne han partorite di ogni: la tassa sulle merendine, la tassa sulle bibite gasate. Se c'è un chinotto, portatemelo. Prima, prima una pericolosissima cedrata, quindi un lusso. La Stamattina era Col Diretti. C'è un ministro dell'Ambiente che, evidentemente, ha, fatto, ha frequentato poco il lavoro nei campi nella sua vita perché ha detto che, per tutelare l'ambiente, stanno pensando di aumentare le tasse sul gasolio per gli agricoltori e per i pescatori. Ma, ma ditemi voi se bisogna complicare la vita perché questi non capiscono che, se uno c'ha il trattore vecchio o se c'è la barca col motore un po' vecchio. Non è che c'abbia il trattore vecchio perché c'ha il gusto di avere il trattore vecchio o il furgone vecchio. Probabilmente c'ha il trattore vecchio o la barca vecchia perché non hai i soldi per comprarsi il trattore nuovo. Non per... E quindi se vuoi aiutare l'ambiente dovresti aiutarlo a comprare il motore nuovo o il trattore nuovo. No, questi pensano di tassare. Io però vi chiedo di far politica ogni volta che fate la spesa. Comprare italiano, mangiare italiano e bere italiano. E lasciare sugli scherzi... Sugli scaffali le schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo. Questo per aiutare la nostra gente e l'ambiente. Poi la roba più demenziale che però è la roba più pericolosa è occhio, occhio perché ormai ne parlano da giorni sui giornali e in televisione. Loro dicono penalizzare, colpire, tassare chi usa il denaro contante. Stanno pensando di tassare chi va a prelevare i suoi soldi dal conto corrente o chi fa la spesa in denaro contante. Neanche in Unione Sovietica avrebbero pensato a una misura così demenziale per aiutare le banche e le finanziarie a riempire di carte di credito e di bancomat chiunque. Vi rendete conto della, del furto di libertà del proibire a qualcuno di andare a depositare o a prelevare dei suoi soldi dal suo conto corrente? Perché pensano di colpire le... Ma Lucia Borgonzoni! Adesso ti mollo la cadrega, la poltrona. La poltrona, beh, insomma. Beh, però quelli del PD, anche se vedono una roba del genere, si buttano, comunque. Poltrona, seggiola, seggiolina, seggiolone, qualcosa loro... Vuoi lasciarla vuota? Ma sei matto, corri. Non la, non la faccio lunga, però... Eh, la Regione ovviamente si occupa di finanziamento alle imprese, alle piccole imprese, alle imprese agricole, alle imprese marittime. A proposito, sono orgoglioso di aver mantenuto una promessa che gli altri, di cui gli altri chiacchieravano da anni, che noi abbiamo mantenuto in un anno: salvare le spiagge romagnole, lasciarle in mano agli imprenditori romagnoli, senza permettere che venissero conquistate dal primo che passa, dalla prima multinazionale che arrivava da chissà dove. Quindi, per il momento sono rimaste in mano di quelli che ci faticano da 50 anni la, la regione si occupa anche di case popolari e quale impegno della Lega? Noi lo diciamo prima non dopo il voto, poi a uno può piacere o non piacere però chi sceglie la Lega e regione fa una scelta precisa per le case popolari, per i bonus regionali bonus bebè, bonus affitto posti di lavoro prima vengono gli italiani e poi viene il resto del mondo prima viene qua Viene chi vive qua da più tempo, suda, paga, fatica da 30 anni e poi chi è arrivato domani mattina. E ovviamente di cosa stanno parlando? I fenomeni al governo ha ritirato fuori lo Iussoli, la, la cittadinanza in anticipo. E attenzione, è un insulto soprattutto per gli immigrati regolari e per bene che ci sono e sono tanti. Perché, e lo dico, perché non è... Quando dico prima gli italiani intendo anche quelle donne e quegli uomini che sono arrivati 30 anni con i documenti a posto mandano i figli a scuola pagano le tasse e sono mie sorelle e miei fratelli perché a me non interessa il colore della pelle proprio è l'ultima delle robe che mi interessa però se uno è arrivato ieri mattina la cittadinanza è una roba importante che arriva alla fine di un percorso che va scelta, va maturata, va conquistata a 18 anni come scegli se guidare la macchina o non guidare la macchina, hai l'età per decidere se diventare cittadino italiano o se mantenere la cittadinanza del tuo paese. Perché stanno pensando di regalarla prima? Perché se la danno prima ai bambini, ovviamente automaticamente rimangono qua genitori, nonni, zii, cugini, per bene o per male. E io di delinquenti ne ho le palle piene, non voglio che rimangano qua a vita a vita, non è possibile, perché poi una volta che gli dai la cittadinanza, campa cavallo, quindi eh, è presto detto il ragionamento, non la faccio lunga, sono vedo, ringrazio e saluto tante donne e uomini in divisa e ringrazio i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri, i vigili del fuoco per l'enorme lavoro che fanno e settimana scorsa sono andato... In carcere a San Gimignano, però ci sono entrato e uscito anche non... per il momento, per il momento eh, perché sabato mi è arrivato l'ennesimo fascicolo, il Tribunale dei Ministri deciderà nei prossimi 90 giorni, quindi ottobre, novembre, dicembre, mi fanno magari il regalo di Natale, devono decidere nei prossimi 90 giorni se devo essere processato per reato di sequestro di persona perché ho bloccato per quattro giorni lo sbarco di cento immigrati da una nave in Sicilia e io gli ho detto quello che gli ho già detto tante volte, se devo essere processato facciano pure, l'ho fatto e lo rifarò finché campo quando torno a fare il ministro, perché in Italia si arriva se si ha il permesso di arrivare. Punto. E vi ricordate la Sea-Watch, la signorina Carola? Quella... Che... Ne hanno arrestati tre che erano sbarcati dalla Sea-Watch per stupro e tortura. E io ero brutto e cattivo perché li tenevo al largo. No, ma scappano dalla guerra. Molti di questi la guerra ce l'hanno portata in Italia e ce la porteranno in Italia. Quindi è per quello che bisogna scegliere: stupro e tortura. Tre arresti. Tre arresti. Dicevo, sono andato in carcere a San Gimignano perché hanno accusato 15 agenti di cui 4 sospesi dal servizio di tortura ai danni di un detenuto tunisino in 15 contro 1. Permettetemi di avere qualche dubbio sul fatto che in 15 contro 1 abbiano fatto qualcosa fuori posto e comunque siccome molti parlamentari di solito vanno in carcere a vedere se stanno bene i carcerati, io sono andato in carcere a vedere se stanno bene i poliziotti che fanno un lavoro che spesso sono più carcerati loro degli spacciatori che controllano in galera e lo farò ancora settimana prossima in carcere a Perugia perché essere vicini a chi difende la nostra sicurezza è fondamentale in bocca al lupo, la chiudo con questa riflessione io la cosa bella è che stamattina a Bologna, lo raccontavo prima, come nei giorni scorsi in Umbria, trovo tanta e tanta e tanta gente che mi dice un po' sottovoce, Salvini ti confesso una roba, dica oggi era un signore, 70 anni io per 50 anni ho votato a sinistra. Per... Anche tu. <ride> no. ma, ma, va bene, ma va bene, perché questo oggi mi ha detto, io per 50 anni ho votato a sinistra per tradizione, per mio nono partigiano, per il mio babbo, per le fabbriche, per gli operai eccetera eccetera. Però a gennaio voto Lega perché ormai il PD frequenta più banchieri che operai e gli unici rimasti in mezzo agli operai siete voi. E a me riempie il cuore superare gli steccati fascisti, comunisti, cioè quando non sanno più cosa dire, dico fascista, razzista, nazista, populista, dico qua ci sono semplicemente italiani orgogliosi di essere italiani, romagnoli orgogliosi di essere romagnoli. Che poi prima a tavola ci fosse il sindaco di Predappio, e eh, vabbè. Abbiamo vinto anche lì, ma in democrazia funziona così ragazzi, non è che possiamo cancellare non è che possiamo cancellare dalla cartina geografica d'Italia il Comune di predappio c'è, quindi scherzi a parte, eh, stiamo parlando di qualcosa che c'era 70 anni fa e quindi io guardo al futuro, non guardo al passato, anche perché ogni tanto quando vedo qualche ragazzo che va in giro con la bandiera rossa e la falce e il martello mi viene, mi viene tanta tenerezza. Eh, è come quando vado al Museo della Scienza e della Tecnica a vedere gli animali preistorici. Quindi, però, ma va bene tutto perché in democrazia basta essere rispettosi, educati e tolleranti come Asia Argento e va bene tutto. Nel senso che non. Eh... Va bene, dai. Un sorriso la domenica pomeriggio ci sta anche perché. E la parietti te la lascio a te, dai. No. Per un dibattito di filosofia e. No. Sorrido perché poi stasera faccio il comizio ad Ascoli Piceno. Ma mi sono fissato il comizio stasera così evito di guardare il Milan che perderà anche stasera. Così almeno. me la. Eh, no. Amico mio, eh, è sicuro che Lucia diventi governatore? È certo che il Milan non tornerà in Champions League per i prossimi anni? Quindi mi... Però preferisco vincere le partite importanti quella dell'Emilia-Romagna. È la partita della vita. Avete voglia di scrivere la storia sì o no? Eh. Vi chiedo e poi do il microfono a Lucia di vivere. Qua però mi hanno promesso il chinotto. Qua... Ah. Solo analcolici, se no poi mi accusano. Che non sapevo che fosse reato venire a farsi la vacanza in Romagna d'estate. Due palle così mi hanno fatto. Due palle così. Salvini mezzo nudo in spiaggia. E come cazzo ci va in spiaggia? Già che cravatta in spiaggia. non è... E addirittura ballava e cantava. E... Vabbè, fa niente, ecco. Invece di occuparsi delle moto d'acqua, noi ci occuperemo di Bibiano e di restituire alle mamme e ai papà dei bambini che sono stati portati via dalle loro case con l'inganno per fare quattrini. Quello mi sembra uno scandalo un tantinello più impegnativo. La chiudo qua. Dicevo, vi chiedo una cosa poi. Ci metto l'anima, domani per farmi dimagrire mi hanno han fissato sette comizi in Umbria, sette, rilassante, ma va bene così, eh, è la mia passione, mi ritengo un uomo fortunato perché faccio un lavoro che coincide con quello che sento dentro il mio cuore per i miei figli e per la mia terra, quindi lo faccio perché mi piace farlo, non perché sono un genio e vedo tanti bambini qua e vi ringrazio. E, e vi chiedo e chiudo di vivere i prossimi 120 giorni come io vivevo da bambino e la mia bimba che ha 6 anni e ne fa 7 a dicembre, vive adesso i giorni che mancano al Natale. I miei genitori mi regalavano il calendario dell'Avvento per fare il conto alla rovescia e aprivi la casellina e ogni giorno era un passo avanti. 120 giorni, uno diceva eh, ma manca tanto. Ragazzi, 120 giorni sono domani mattina con, eh, con i santi. L'immacolata, Natale, Capodanno, la befana, il 26 gennaio è domani mattina, io ho e lo dico molto umilmente: bisogno di voi. Siete una marea. Io ho bisogno che voi, da domani, in fabbrica, in negozio, in edicola, in ospedale, a scuola, in università, diffondiate entusiasmo perché per la prima volta dopo 50 anni si può. Vincere anche in quella che loro ritenevano, io li ho sempre sentiti anche in Parlamento. Se voi potete vincere a Ferrara, potete vincere a Forlì, potete vincere le elezioni politiche, le elezioni europee, ma non vincerete mai in Emilia-Romagna. Io vi chiedo in questi 120 giorni, ogni giorno, di parlare alla testa e al cuore di un romagnolo perché veramente il 26 gennaio 2020 potrà essere. Scritto e studiato sui libri di storia, e mi piacerebbe io per la mia piccolissima parte insieme a voi lasciare ai vostri figli, ai vostri nipoti il 26 gennaio, scritto grosso così sul calendario, la festa della libertà della Romagna e dell'Emilia. La festa della libertà. Dopo 50 anni, viva la Romagna, viva Riccione, viva la Lega, viva questi splendidi bimbi. E viva l'Italia, andiamo a riprendercela. E vi do la mia parola che al governo ci torniamo il prima possibile. E Renzi, Di Maio e Zingaretti li mandiamo a casa tutti quanti. Grazie. Grazie di cuore. Fate un mega applauso a Lucia. Grazie a tutti, tutti siete qua, siete tantissimi, eravate tantissimi anche a Bologna, era inimmaginabile, devo dire, fino a pochi anni fa, vedere così tante persone, così tanta gente pronta, che crede in un sogno e che crede che finalmente possiamo liberare questa terra, la nostra terra. Per la prima volta nella storia abbiamo la possibilità di dare un futuro diverso a noi e ai nostri figli. Un futuro di meritocrazia dove si possa lavorare nell'Emilia e nella Romagna senza dover essere per forza iscritti al partito, al PD, perché finora è stato così. Dire che non si era di sinistra voleva dire essere boicottati, non vincere i concorsi, voleva dire molte volte dover chiudere i propri negozi. Noi questo lo cambieremo e lo cambieremo grazie a tutti voi. Noi vogliamo che le case popolari, tutto quello che sono i servizi, vadano prima agli italiani. Finora sono sempre stati premiati non gli immigrati, perché come dice Matteo, la questione non è essere immigrati, è che da noi vengono premiati i richiedenti asilo, futuri clandestini. A loro veniva dato il fondo sociale, quello di reinserimento lavorativo, invece che darlo agli italiani. Gli viene dato l'accesso alle case prima, che agli italiani perché essere qua irregolarmente sembra un merito e è un merito cosa è successo a ferrara perché per loro è un merito a ferrara un giudice si è permesso e dico si è permesso di mettere in discussione il decreto sicurezza e anche se il comune ha detto io non iscrivo all'anagrafe perché essere iscritti all'anagrafe vuol dire prendere quel punteggio di residenzialità che poi ti fa entrare nella casa popolare a qualcuno che magari è clandestino, io prima voglio sapere che qua può stare, poi lo iscrivo, perché noi dobbiamo dare spazio agli italiani, gli immigrati che sono qua e sono qua regolarmente, sono i primi a essere arrabbiati con la sinistra che dà spazio e dà come priorità l'essere irregolare. Poi c'è il grande tema, quello di Bibbiano. Matteo ora dice di Bibbiano, non parlo perché altrimenti anch'io con la maglietta vengono su tutte, tutte polemiche, che sono polemiche che sarebbe meglio che venissero indirizzate sul fatto che la Regione all'inizio del 2018 ha avuto le nostre interrogazioni in cui li chiedevamo per veleno, perché è già successo in Emilia Romagna una cosa simile vent'anni fa. Nel modenese noi abbiamo chiesto spiegazioni e non sono state date e gli appalti in aggiudicazione diretta a chi c'entrava già con quell'altro avvenimento, quell'altro che tutti vediamo perché ora le televisioni ne parlano, le abbiamo date noi, le ha date la sinistra, per cui non diciamo che tutta la sinistra è d'accordo con quello che è successo, sapeva quello che è successo, però la sinistra ha taciuto e questa è una grande colpa e noi non l'accetteremo perché bisogna dare risposte a tutti quei bambini e a tutte quelle famiglie. La nostra regione merita molto di più anche per quanto riguarda il turismo. Noi qua abbiamo la Romagna, un posto meraviglioso che non ha niente da invidiare con nessuno, che è stato però un po' abbandonato dalla regione, perché noi abbiamo la fortuna di essere bravi noi. Ora c'è Bonaccini che si vanta perché è le aziende di qualità dell'Emilia-Romagna, ma è grazie ai romagnoli e agli emiliani che abbiamo delle aziende di qualità, nonostante il Partito Democratico che non le ha aiutate, perché non sono state aiutate, la sanità ha tagliato i posti letto, sui centri anche quelli delle natalità sono stati tagliati, non andavano bene, perché alla fine bisognava accorpare tutto, per quanto ora stanno cambiando idea, perché si rendono conto forse che l'avevano fatto non per l'interesse dei cittadini, ma per il loro... Interesse a noi una sanità così non va bene perché non può esistere una sanità di serie B per chi vive nell'Appennino, vive lontano dai grandi centri. Questo non è accettabile. Io penso che, grazie a voi, potremmo liberare finalmente la Romagna e l'Emilia. C'è bisogno veramente di tutti voi. E se riusciamo a liberare l'Emilia-Romagna, poi ci prendiamo anche Roma con Matteo Salvini. E ci riprendiamo in mano questo paese, perché noi meritiamo molto di più di quegli inciuci schifosi che hanno fatto Roma e che vogliono fare anche qua, perché hanno rimandato le elezioni apposta per cercare di fregarci, ma questa volta non ci riusciranno. Grazie. Spero di trovare molti di voi sabato 19 ottobre a Roma in piazza San Giovanni perché sarà la più grande manifestazione di donne e uomini liberi che l'Italia si ricordi. Ho come il dubbio, qualcuno di voi vuol fare una foto? Vi mando Di Maio e la fate con lui. Dai, non, non siate troppo difficili. L'embellefio è anche lui. No, fermi lì. Onde evitare, mi fermo? Sì, ferma lì, amica mia, stoppati, sorella, fermati. Siccome ci sono tante bambini e tanti bambini, non e anche tante signore, non spingete, mi fermo fino a che non ho stretto la mano all'ultimo di voi, quindi non, non me ne va. È inutile spingere, mi metto lì sul viale, così almeno posso dire di essere stato sul viale a Riccione, perché manco l'ho visto il viale. Vi metto lì sul viale, se state in coda modalità selfie, li giriamo tutti a Bonaccini, così è contento e inizia a fare le valigie. Grazie, viva la Romagna! Però anche qua non si va via, sali su prima che qualcuno intoni romagna mia. Vai, parti, insieme a voi sento la nostalgia del passato hey, Lucia. dove, dove era, la mamma mia, mia ho lasciato non ti potrò scordare casetta mia in questa notte stellata la mia, mia serenata, serenata io canto per te oh,